Le comunicazioni, dottor Ivano Gabrielli. Ricordo che la seduta odierna si svolge nella forma della libera audizione ed è aperta la partecipazione da remoto dei componenti della Commissione, che saluto insieme ai componenti che sono qui in presenza. Saluto e ringrazio, oltre che il capo della Polizia, anche il direttore Gabrielli, che ha accettato il nostro invito ad essere qui e a svolgere un'audizione sui temi di interesse e di competenza della nostra Commissione. Lo ringrazio anticipatamente anche per il lavoro che quotidianamente la Polizia Postale svolge al servizio dei cittadini. Gli do la parola. Le modalità dei nostri lavori saranno quelle consuete. Daremo la parola al dottor Gabrielli, che svolgerà la sua relazione, anche aiutato da supporto informatico. E poi al termine vedremo se ci saranno domande da parte dei commissari, alle quali eventualmente dare risposte immediate o riservarsi una prosecuzione della seduta in altra sede. Grazie, prego, dottore. Grazie a lei, Presidente. Ripropongo i saluti del Capo della Polizia, che ovviamente sensibile a quello che è il tema della Commissione, ha ritenuto di darmi mandato per poter digredire in qualche modo su quello che è il fenomeno delle frodi, con particolare riferimento alle frodi online, che sono un settore strategico e impegnativo sia a livello di risorse per i numeri che produce, a livello di attività criminali che vengono rilevate da questo specifico comparto della Polizia di Stato, che poi è la Polizia Postale e delle Comunicazioni. Avvierò con una digressione organizzativa rispetto a quella che è la nostra attività, che è funzionale per poi meglio comprendere qual è il fenomeno e evidentemente capire qual è l'attività di prevenzione e contrasto che viene posta in essere con ovviamente sistemi e organizzazioni particolari per quel che riguarda la nostra struttura degli uffici, che è chiamata ogni volta ad adeguarsi. In breve, non so se le slide si vedono. Ok, avviamo la presentazione. Ok, saranno di supporto più che altro a quella che è l'attività. Perfetto. In breve, la struttura della Polizia Postale e delle Comunicazioni è una struttura che è in controtendenza rispetto a quelle che sono le moderne organizzazioni di branche specialistiche del law enforcement a livello internazionale. In controtendenza in che senso? Si è ereditato un modello di distribuzione territoriale che in qualche modo è capillare rispetto ad altre soluzioni scelte da paesi like-minded o comunque strutturati come il nostro, cioè si va dalle scelte di altri paesi che hanno visto il sorgere di centri dedicati al contrasto al cybercrime, pochi centri per la verità. Diversamente noi ereditiamo una struttura molto capillare che prevede al vertice un servizio centrale, che è un servizio centrale a forte vocazione operativa, non fosse altro e per la tradizione dei servizi centrali di polizia che abbiamo, ma è dovuto soprattutto alla necessaria componente di coordinamento che si ha quando si contrastano, si prevengono forme di criminalità che vivono nel loro momento più importante in via territoriale, cioè sono praticamente si estrinsecano nella rete, facendo emergere poi epifenomeni singoli, soprattutto quando si tratta di reati che contrastano il patrimonio, quindi aggrediscono il patrimonio, come nel caso che andremo a sviluppare in questa seduta, e che quindi prevedono momenti di analisi importanti, soprattutto in virtù di quella che può essere un'attività di ottimizzazione delle risorse e di miglior coordinamento, essendo poi interessate diverse procure sul territorio. Noi abbiamo una struttura che quindi prevede un servizio centrale molto importante, 20 compartimenti regionali e 80 sezioni provinciali, e stiamo vivendo un momento di profonda trasformazione. Trasformazione dettata soprattutto dai numeri incredibili che con la pandemia oltretutto hanno avuto un incremento notevole. I compartimenti vedranno una trasformazione peculiare, verranno ridenominati in centri operativi per la sicurezza cibernetica. Le sezioni diventeranno sezioni operative dedicate alla sicurezza cibernetica. La novità è che avremo l'emersione di alcune sezioni più importanti, quelle che insistono presso i capoluoghi che hanno una procura sede di distretto di corte d'appello, perché dobbiamo sapere che i reati informatici in larghissima parte prevedono la competenza delle procure distrettuali.
I 20 compartimenti ovviamente hanno il coordinamento delle 80 sezioni provinciali, quindi abbiamo una struttura molto pervasiva e presente sul territorio. In passato si era dibattuto sul fatto di tornare indietro e magari concentrare le risorse presso le sedi compartimentali, in realtà poi la prossimità verso i cittadini e il numero altissimo di reati che siamo chiamati a contrastare depone invece per una presenza più importante e più vicina e più prossima ai cittadini, in modo che possano avere da subito un punto di riferimento, soprattutto per quel che riguarda i reati contro il patrimonio e i reati contro la persona, che vengono ormai commessi attraverso la rete in via prevalente. Il servizio centrale è strutturato su 4 divisioni. La prima e la quarta divisione di fatto sono le strutture organizzative che supportano l'attività operativa della seconda e della terza divisione. Nella prima divisione soprattutto risiedono le competenze di HR, delle risorse umane, quindi sia dal punto di vista del reclutamento di personale che viene individuato all'interno di quello che è il corpus della Polizia di Stato, ma soprattutto il settore più importante è dato dall'attività di formazione. Gli operatori importati all'interno della specialità vivono continui momenti di formazione più o meno verticali, e di fatto poi tendono a specializzarli in quelle che sono le attività operative che poi vengono svolte nelle diverse materie di competenza della specialità. La quarta divisione invece è la nostra struttura di supporto tecnologico, è là che risiede infatti sia la conduzione di quello che è il complesso sistema informatico che supporta l'attività del centro così come del territorio. Nella quarta divisione poi inoltre vi è la nostra struttura di ricerca, la struttura che di fatto poi confina e comunque è sempre prossima sia rispetto a quella che è l'evoluzione industriale per quel che riguarda strumenti, software che debbono essere impiegati per contrastare forme di criminalità che si evolvono continuamente, e soprattutto ha un rapporto diretto con l'Accademia, è là che si incontrano di fatto poi l'expertise migliore, magari dai fabbisogni operativi poi sorgono esperienze di sviluppo che portano a successi anche dal punto di vista operativo. La seconda e la terza divisione invece sono le strutture che di fatto operano nell'attività di prevenzione e contrasto. Una seconda divisione che è dedicata soprattutto ai reati contro la persona, a partire dal contrasto, alla prevenzione e al contrasto alla pedopornografia, che viene svolta dal CNCPO, un centro nazionale istituito per legge, che di fatto coordina l'attività investigativa con particolare riferimento, come ho già detto, a fenomeni di overlapping investigativo, e si tenta di evitare in qualche modo che vi siano sovrapposizioni, soprattutto per quel che riguarda l'attività più importante e più impegnativa che viene svolta in questo settore, che è l'attività undercover, sotto copertura, che viene fatta in rete dai nostri operatori. Una piccola menzione, ma particolarissima, va fatta all'UACI, che è l'unità analisi del crimine informatico, un'equipe di psicologi che oltre a fare profiling per quel che riguarda le forme delittuose, quindi anche ovviamente si occupano delle vittime così come degli attori per cercare di comprendere fenomeni, anticiparli e in qualche modo rendere poi adotta l'intera struttura a livello nazionale per quelle che sono nuove forme di aggressione, soprattutto verso le fasce deboli, è composta da un'equipe di psicologi che ovviamente supporta l'intera attività, che è particolarmente onerosa dal punto di vista psicologico per chi compie attività investigative in determinati contesti. La terza divisione invece è la divisione che si occupa di prevenire e contrastare le forme di reato informatico che aggrediscono il patrimonio, le infrastrutture critiche, a partire dalle infrastrutture critiche. Anche qui al vertice troviamo un centro che è il CNAIPIC, che è il centro nazionale che anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche, è un'assoluta esperienza best practice nazionale che viene guardata anche con interesse a livello internazionale, cioè una struttura di law enforcement, la prima che abbiamo avuto in Italia, che si occupa di tutelare le infrastrutture critiche informatizzate. A seguire, come vedete, c'è una sezione che si occupa di cyberterrorismo, cioè fa soprattutto raccolta informativa e indagini di quelle che sono le manifestazioni in rete dell'estremismo religioso piuttosto che dell'estremismo politico, e che quindi supporta o svolge attività in proprio rispetto a quella che è l'attività delle DIGOS, della Polizia di Prevenzione. Anche qui un'attività molto molto impegnativa che ci deriva da una legge mandatoria che prevede per l'appunto da in capo alla Polizia Postale l'attività di monitoraggio della rete in questa materia.
Quando parliamo invece di frodi, dobbiamo collocarci all'interno della seconda sezione, la cosiddetta sezione Financial Cybercrime, che è dedicata esclusivamente ai reati contro il patrimonio. E qui, da qui l'attività di prevenzione e contrasto a quelle che sono le frodi che aggrediscono i sistemi di home banking, piuttosto che le attività commerciali che, come sapete, in rete oramai vedono sviluppare un'amplissima parte di quello che è poi la circolazione dei merci, dei beni e dei servizi. Al lato vedete il CERT del Ministero dell'Interno, ho ritenuto di proporvelo perché? Perché su questa struttura è in corso un lavoro di riorganizzazione che farà sì che la Polizia Postale delle Comunicazioni veda il proprio vertice salire di livello, quindi non più un servizio ma una direzione centrale. La direzione centrale di fatto è già stata prevista da una norma di legge, da un regolamento, stiamo lavorando ai decreti attuativi del Ministero dell'Interno e che vedranno sorgere per l'appunto una nuova direzione centrale dedicata alla tecnologia, quindi avremo sia la cyber sia la polizia scientifica che verranno accorpate all'interno di questo nuovo assetto. Per chi non conosce bene l'organizzazione del Dipartimento, stiamo parlando di un upgrade molto molto importante. La direzione centrale di fatto è il diretto riporto del capo della polizia e quindi viene data dignità di esclusività rispetto a quello che è la materia, visto per l'appunto il numero dei reati e il lavoro cresciuto nel tempo di questa struttura, così come di altre. A margine di questo verrà svolta una profonda attività di, vediamo se riusciamo a far girare la slide, ok, una profonda riorganizzazione anche di quella che è la struttura territoriale, che di fatto a specchio ricalcherà quella che è l'attuale struttura del servizio centrale. In termini di numeri, i COSC, i Centri Operativi Sicurezza Cibernetica, sono stati da poco previsti da un decreto del Capo della Polizia, passeranno da 20 a 18, verranno ottimizzate le risorse presenti sul territorio e, come ho già detto, verrà data importanza alle sezioni operative Sicurezza Cibernetica che insistono presso le procure di sede di distretto di Corte d'Appello. Rimangono quindi invariati i numeri, ma vi è una importante empowerment che viene dato sia a livello di centri operativi che a livello di sezioni. Se vediamo nella slide successiva ci rendiamo conto di come di fatto poi l'organizzazione territoriale rifletta quella dell'attuale servizio centrale e prevede per l'appunto un primo settore dedicato al contrasto dei reati che aggrediscono la persona, a partire dalla pedopornografia, al secondo settore che invece si occupa per l'appunto di tutelare gli asset strategici economici del paese. È importante l'introduzione di quel nuovo ufficio, si chiama NOSC, il Nucleo Operativo Sicurezza Cibernetica, che di fatto riflette a specchio quelle che sono le competenze del CNAIPIC, quindi a livello regionale, che è un po' la dimensione dei nostri compartimenti, ce ne sarà uno in particolare, quello napoletano, che avrà una dimensione che va oltre i confini della Campania, assorbendo il coordinamento delle sezioni, che diventeranno per l'appunto sezioni operative di Campobasso e Potenza. I NOSC avranno di fatto la struttura e le capacità di poter operare H24 a supporto di quelli che sono fenomeni di attacchi informatici. Sono messi in rete con il nostro centro e attraverso una piattaforma che stiamo ingegnerizzando, che ormai è stata ultimata, finanziata con fondi europei, potranno in tempo reale diramare alert di sicurezza alle infrastrutture regionali. Anche qui vedete nel secondo settore è importante, notiamo la presenza della sezione seconda che si occupa per l'appunto di contrasto al cybercrime in generale e alle frodi online. Quali sono le competenze della Polizia Postale? Allora, la Polizia Postale ovviamente è una branca specialistica della Polizia di Stato, come tutti i comparti di specialità vede l'assegnazione delle proprie competenze in virtù di un atto del Ministro. Il Ministro di fatto con un decreto sui comparti di specialità, l'ultimo è del 2017, assegna a ciascuna forza di polizia delle competenze specialistiche che sono ultronee rispetto a quelle generali che sono date da un lato alla Polizia di Stato, dall'altro all'Arma dei Carabinieri. In materia di cybercrime la Polizia Postale è di fatto la forza di polizia, interpreta quella che è la competenza generale per quella che oramai è la dottrina universalmente riconosciuta, che include alcuni fenomeni di reato tra i cosiddetti reati informatici.
In particolar modo, per norma di legge, è competente in materia di prevenzione attacchi diretti verso le nostre infrastrutture critiche, lo fa attraverso il CNAIPIC, lo fa attraverso i nuclei operativi sicurezza cibernetica, è competente in materia di prevenzione e contrasto alla pedopornografia online, stiamo parlando di due competenze esclusive. Esclusività dettata dal fatto che lo strumento principale di indagine, come ho già detto, in questi due settori è l'attività sotto copertura e pertanto avere una competenza esclusiva significa di fatto elidere possibili diseconomiche sovrapposizioni tra forze di polizia che ovviamente sotto il segreto istruttorio agiscono undercover in rete. Si occupa di cyberterrorismo nel modo in cui ne abbiamo parlato, cioè fa un'attività di monitoraggio e attiva attività di indagine propria che mirano soprattutto a prevenire e contrastare fenomeni di reclutamento, di indottrinamento, di propaganda, diciamo, terroristica in rete. Sapete che lo strumento ormai della rete è lo strumento principale attraverso il quale avvengono attività di questo tipo. Si occupa di hacking e financial cybercrime e quindi si occupa di contrastare quello che sono i fenomeni delle frodi, ovvero dei propri attacchi informatici ai sistemi economici del nostro paese. Infine si occupa di social network e reati postali. Quando parliamo di social network ci riferiamo a quella fetta di reati contro la persona che oramai vengono commessi in maniera preponderante, se non esclusivamente in rete, parliamo di diffamazione, minacce, stalking, revenge porn e quant'altro. Queste un po' sono le materie che riguardano... Le posso chiedere una delucidazione sul primo punto? Che cosa intendiamo per infrastrutture critiche, per avere chiaro di che cosa parliamo? Il nostro ordinamento ha previsto l'istituzione del CNAIPIC dandogli per l'appunto la missione di tutelare le infrastrutture critiche. Per quanto riguarda la definizione di infrastrutture critiche, queste sono rintracciabili nel primo decreto attuativo della legge 144 del 2005 che istituisce il centro. Stiamo parlando di una legge importante, è il decreto Pisanu, decreto Pisanu antiterrorismo che vi ricorderete aveva con sé alcuni aspetti cibernetici, viene considerata a livello internazionale una delle prime leggi cyber, è ad esempio il decreto che introduce l'obbligo di identificazione degli avventori degli internet point piuttosto che la concessione della licenza del questore nel momento in cui si apriva una struttura di questo tipo, ha una particolare sensibilità verso questo mondo dovuta anche a quella che erano gli attacchi terroristici a cui segue quella normativa, l'attacco alla stazione di Atocha e alla metropolitana di Londra. Sapete che quegli ordini vengono attivati attraverso mezzi tecnologici, da qui anche tutta una particolare sensibilità sulla data retention, sulla conservazione dei dati. In sede di conversione viene per l'appunto istituito questo centro. Nel mondo si stava teorizzando la possibilità di tutelare le infrastrutture critiche dal punto di vista della dimensione cibernetica. Ora, nel senso che fino a quel momento lì non veniva scissa l'infrastruttura informatica rispetto a quella fisica che ovviamente da sempre è oggetto di tutela. Quando parliamo di infrastrutture critiche parliamo del sistema dei trasporti, del sistema dell'energia elettrica, del sistema sanitario, del sistema delle comunicazioni e del sistema finanziario. La legge, il decreto del Ministro dell'Interno, che poi è del febbraio 2008, che segue l'istituzione del centro, dà una definizione amplissima di infrastrutture critiche. All'epoca non si parlò di settori ben definiti, cosa che per esempio è stata introdotta successivamente dalla direttiva NIS o come di seguito abbiamo a livello nazionale con la normativa sul perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. Le infrastrutture critiche vennero individuate come quelle che servono ai servizi essenziali del Paese, andandole a pescare all'interno del settore energetico, dei trasporti, delle telecomunicazioni e del settore finanziario, dando un ampio spazio di manovra a chi in qualche modo avrebbe dovuto mettere in piedi dei piani a tutela e quindi al CNAIPIC che veniva istitutivo. Ampio spazio di manovra che tra l'altro vede la realizzazione attraverso un sistema di convenzioni, cioè la norma istitutiva prevede che le infrastrutture critiche possano essere individuate dal Ministro dell'Interno. Il Ministro dell'Interno nel nostro ordinamento è l'Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza. Dovete sapere che il Servizio Polizia Postale delle Comunicazioni, oltre ad essere il vertice amministrativo della Polizia Postale, cioè gestisce ovviamente la struttura della Polizia Postale, è anche l'organo centrale del Ministero dell'Interno per la sicurezza delle telecomunicazioni. Lo è in virtù di una legge del 98.
Questa sua prerogativa fa sì che il servizio sia anche la proiezione dell'autorità nazionale di pubblica sicurezza all'interno del mondo virtuale. È in virtù di questa qualifica che di fatto poi il servizio e la specialità partecipano ai tavoli interistituzionali come al nucleo per la cybersicurezza, che poi di seguito sono arrivati con le normative Monti, con la normativa Gentiloni e da ultimo con la legge che istituisce l'agenzia. Quindi per quanto riguarda, per tornare alla risposta, le infrastrutture critiche per quel che riguarda la nostra missione istituzionale non vengono predefinite, vengono individuate all'interno di diverse categorie. In quelle categorie sono state individuate all'incirca una sessantina di infrastrutture critiche e in questo momento sono convenzionate col centro e in virtù di questa convenzione hanno un rapporto diretto di scambio di dati. Noi forniamo loro dati di sicurezza che ricaviamo dall'attività di minotiraggio, ma anche dall'attività di polizia giudiziaria. Le infrastrutture critiche hanno in noi un hub privilegiato per avere un confronto sui temi della sicurezza ed evidentemente anche nel momento in cui debbono rappresentare notizie che poi diventano notizie di reato. Questo modello, come ho già detto, verrà calato sul territorio con l'istituzione dei nuclei operativi di sicurezza cibernetica che a loro volta individueranno a livello regionale quelle che sono le infrastrutture sensibili che però non hanno una portata, diciamo, nazionale. Quando parliamo di cybercrime, di cosa parliamo? Ultimamente si sente parlare spessissimo di attacchi informatici, eccetera, eccetera. Il problema qual è? Il problema è che moltissimi attacchi informatici debbono in qualche modo essere calati in una prequalificazione, nel senso che in costanza di un attacco informatico, cioè di un attacco portato verso ad un'infrastruttura informatizzata, ci si chiede se la matrice sia in qualche modo ascrivibile ad atti di altro tipo, ovvero sia a matrice criminale. Vedete che comunque all'esito di quelli che sono percorsi investigativi o percorsi di approfondimento, la matrice criminale è assolutamente prevalente rispetto a quelli che sono i fenomeni di aggressione alle infrastrutture informatiche. Fino a poco tempo fa l'ultimo report globale parlava del 76%, adesso nel 2020 addirittura si spinge verso l'81%. Questa è la fonte del rapporto Clusit, che è il rapporto Clusit che ogni anno in Italia fotografa un po' quella che è lo scenario generale. Perché è importante comprendere e comunque attribuire anche in sede di analisi una matrice rispetto ad un'altra, perché poi ci si rende conto, per chi deve fare politica criminale, di quali siano le risorse eventualmente da destinare al settore del law enforcement, quindi al settore delle forze di polizia che debbono contrastare questa tipologia di aggressione. E come vedete, nell'81% dei casi parliamo di matrice criminale. È pur vero che qualsiasi tipo di attacco informatico, ok, anche qualora possa essere in via di analisi, ma analisi che prevedono tempi importanti e anche momenti di riflessione significativi, qualsiasi tipo di attacco informatico nel nostro ordinamento di fatto poi integra una fattispecie di reato e nella stragrande maggioranza dei casi fattispecie di reato procedibile d'ufficio. Da qui questa importante percentuale che conferma in qualche modo quella che poi è anche una dottrina internazionale che vede per l'appunto le strutture di law enforcement molto impegnate in questo settore e collaborare anche con le altre strutture che debbono occuparsi di sicurezza nazionale a partire dalle strutture di Homeland Security fino ad arrivare alle strutture ovviamente dell'intelligence e della difesa. Ovviamente, come vi ho già detto, come succede per quella che è la dinamica criminale, il settore finanziario, quindi le aggressioni, i reati contro il patrimonio, sono di gran lunga quelle più importanti in termini numerici. L'anno scorso si è segnato di fatto l'importantissimo sorpasso da parte dei reati contro il patrimonio commessi attraverso la rete rispetto ai reati commessi, diciamo, nel mondo reale. Il financial cybercrime è di fatto il vertice per quel che riguarda le forme di aggressività, con momenti anche di interessamento di criminalità organizzata che ovviamente vengono attratti dagli ampi profitti, poi vedremo di che profitti parliamo, che possono essere acquisiti mediante attacchi informatici, frode online, ransomware, eccetera, eccetera. Quando è che parliamo di financial cybercrime? Quando
le tecniche di attacco, e quindi diciamo, la componente tecnologica è, se non esclusiva, preponderante rispetto a quella che è una dinamica che, come vedremo, coinvolge anche spesso il fattore umano. Quindi abbiamo tecniche di attacco e distribuzione di virus informatici sempre più sofisticati, cioè quello che un tempo era appannaggio di una elite criminale che utilizzava competenze informatiche di assoluto livello all'interno di fenomeni come l'attivismo, piuttosto che all'interno di fenomeni che potevano essere poi visti come gli APT, all'interno di attacchi che erano più o meno state sponsored. Adesso diciamo, la criminalità organizzata, la criminalità comune, ha la possibilità di attingere a servizi, a strutture criminali che già predispongono in qualche modo pacchetti di attacco che possono essere acquistati e sfruttati da chi riesce a mettere in piedi poi organizzazioni che debbono muovere risorse umane e debbono poi procedere con attività di riciclaggio di altissimo livello. Seguono le strategie di social engineering, come ho già detto il fattore umano è molto importante per chi fa sia attività. Ovviamente la frode di per sé prevede una sorta di cooperazione involontaria della vittima, ma pensiamo a quelli che sono gli attacchi informatici che sono prodromici agli attacchi di tipo finanziario, poi vedremo in che motivo. Stiamo parlando di veri e propri attacchi informatici che entrano all'interno dei sistemi, sistemi che permettono la gestione economica delle imprese, sistemi di home banking, sistemi bancari, e che in qualche modo sfruttano tecnologia o fattore umano per portarsi all'interno di quelle strutture, studiarne le dinamiche non soltanto tecnologiche ma anche relazionali, economiche, per poter poi sferrare gli attacchi che poi vedremo in quali fenomeni si concretizzano. Ovviamente poi cyber profiling e spionaggio riguardano che cosa? Lo studio che è a monte di quelle che sono le strategie di social engineering, profilazione di amministratori delegati piuttosto che di plessi organizzativi permettono in qualche modo poi di addivenire a frodi informatiche complesse come i BEC, business email compromise, piuttosto che le SEO fraud, cioè frodi che in qualche modo sfruttano l'organizzazione societaria per poter poi colpire stornando cifre importanti da quello che è il budget poi operativo che è a disposizione delle stesse aziende. Quali sono i reati che in qualche modo poi vengono intercettati in questo specifico panorama? Quindi ci stiamo calando all'interno di quello che è il mondo del financial cybercrime, delle frodi informatiche dirette verso le strutture economiche e finanziarie dei singoli, delle imprese, medio, piccole, grandi. Parliamo di reati che, come vedete, vengono di solito contestati sia dal punto di vista dell'attacco informatico, 615 ter, l'accesso abusivo al sistema informatico, cioè il comportamento di chi buca in qualche modo i sistemi informatici, si porta all'ingresso violandone in qualche modo il perimetro più o meno protetto. 635 bis, il danneggiamento del sistema informatico e telematico, è il comportamento, è la fattispecie che viene integrata qualora un soggetto si porti all'interno di un sistema informatico e per svolgere le proprie attività criminali ne comincia ad alterare la struttura, di fatto andandone a danneggiare l'infrastruttura logica e fisica che è sottesa all'interno di un sistema informatico. Gli articoli 635 ter quater, danneggiamento di informazioni, dati e programmi utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico, quindi parliamo di quelli che sono i comportamenti che impattano non più soltanto su realtà aziendali, quindi di privati, ma anche a livello pubblico. Seguono poi quelli che sono invece i reati che vengono contestati nel momento in cui si concretizza per l'appunto un'attività criminale diretta verso un asset economico finanziario, quindi la frode informatica, la truffa semplice, quando parliamo ovviamente di e-commerce oramai non parliamo più di frode informatica, stiamo parlando di un raggiro che avviene ad esempio su una piattaforma in cui un soggetto promette un bene e poi in realtà ne carpisce il corrispettivo senza corrisponderlo. Stiamo parlando di questo tipo di frodi che non sfruttano quindi l'elemento informatico di per sé, quindi non c'è una strategia informatica, non c'è un artificio, un raggiro informatico che in qualche modo permette il concretizzarsi della frode, ma bensì sia un raggiro che a livello di social engineering costruisce
un environment all'interno del quale poi il soggetto frodato purtroppo cade vittima di un reato di questo tipo. E dopodiché abbiamo, vabbè, l'individuo utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, che in questo momento non assurge ad un momento di importanza criminale come lo è stato in passato, quando per l'appunto avevamo fenomeni dell'alterazione dei bancomat, della clonazione delle carte di credito e strumenti di pagamento. Oramai, diciamo, le contromisure tecniche in qualche modo hanno arginato molto, anche se residuano fenomeni di questo tipo. Quando parliamo di attacchi a sistemi informatici, quindi attacchi finanziari, quindi a frode informatica ad alta complessità, pensiamo soprattutto a quello che viene considerato ormai in letteratura come il fenomeno più importante, che poi vedremo si declina in tante piccole e diverse attività criminali, a seconda di quella che è la tecnica che viene utilizzata per raggirare la vittima. Ci riferiamo soprattutto al fenomeno del phishing. Il phishing non è più pensabile un phishing così come l'abbiamo conosciuto qualche anno addietro, cioè un phishing che veniva esercitato attraverso una sistematica attività di spamming, ovvero residua un'attività di questo tipo, ma assolutamente minoritaria. L'attuale attività di phishing prevede invece l'ingresso di tecniche di hacking evolute che mirano in qualche modo o a distribuire malware o a ingegnerizzare sistemi clone che in qualche modo traggono in inganno l'utente, che partecipa più o meno volontariamente nella dazione di quelle che sono le proprie chiavi di accesso ai propri conti bancari, alle proprie strutture finanziarie, e cioè praticamente le usery delle password, gli account con cui si ha accesso al sistema informatico gestionale. Quella che vedete rappresentata è la moderna struttura organizzativa che tra l'altro abbiamo toccato con mano di recente in un'operazione molto complessa che abbiamo fatto con i colleghi spagnoli, che vedeva un'organizzazione criminale italiana insistere presso le Canarie e che ogni anno riusciva a drenare all'incirca 20-30 milioni di euro per poter poi reimpiegarle in quelle che sono classiche attività di criminalità organizzata, traffico di droga, traffico d'armi e prostituzione. Questo gruppo di fatto era organizzato, come vedete, ma ed è un'organizzazione tipica oramai di quelle che sono le organizzazioni che hanno capito il vantaggio economico di poter compiere un'attività che non prevede un rischio diretto a livello personale, okay, così come avviene ad esempio con una rapina, che prevede quindi per l'appunto la possibilità di operare da remoto e lunghi tempi di indagine per quel che riguarda la ricostruzione del fenomeno. Tempi di indagine che vengono ulteriormente allungati dal fatto che spesso e volentieri tutta l'infrastruttura criminale che serve per poter drenare questi capitali viene collegata strategicamente in paesi esteri che magari hanno più difficoltà di cooperazione, quindi le indagini proseguono nel tempo e sono effettivamente molto importanti dal punto di vista della gestione di quella che è poi l'attività investigativa nella ricostruzione del percorso e tecnico e finanziario. La struttura vede quindi un capo, un'organizzazione che sta al vertice, fatta di più soggetti, che si approvvigiona di quella che è il know-how tecnologico, ingaggiando spesso delle crew di sviluppatori di malware e quant'altro. Queste crew non è detto che siano effettivamente strutturate all'interno dell'organizzazione. Come ho già detto, esistono soprattutto nel dark web portali che permettono e forniscono pacchetti tecnologici che poi vengono presi da soggetti che sono anche in grado ovviamente di poterli poi gestire e manovrare. Quindi, capo, la struttura IT dell'organizzazione, che è una struttura composita, non è detto che vi sia un contatto fisico tra la struttura IT e quella al vertice, molto probabilmente vengono attivate crew che dal remoto gestiscono, ingegnerizzano e quindi poi ricevono parte dei profitti e che per l'appunto gestiscono la macchina infotelematica, sia nel momento in cui va sferrato l'attacco, sia nel momento in cui poi va gestito il riciclaggio di quelli che sono i proventi. E ovviamente vedono nell'utilizzo di moneta virtuale, quindi di criptovalute, uno dei momenti più importanti in questo momento. Sotto, come vedete, c'è una sfera ampia che è la sfera dei reclutatori. Questo determina in qualche modo, ha determinato in qualche modo le capacità delinquenziali di articolazioni che hanno strutture organizzative già ben consolidate. Di chi parliamo? Parliamo di soggetti che hanno una presenza importante sul territorio e che riescono a reclutare i money mules.
Money mules o riciclatori, il termine money mules ormai è un termine internazionale, parliamo di una amplissima parte della struttura organizzativa che di fatto fa da prestanome e che agisce nel momento in cui bisogna fare la prima attività, va ingegnerizzata la prima attività di riciclaggio. Un attacco informatico, una frode informatica ad alta complessità come il phishing, ripeto, fa migliaia e migliaia di vittime. Prevede di fatto che cosa? L'ingaggio di una struttura tecnologica che distribuisce, ad esempio, del malware. Lo fa a soggetti di cui in qualche modo ha già delle informazioni che vengono reperite spesso nel dark web. Stiamo parlando del frutto di leak di dati che ogni volta sono il prodotto di attacchi informatici. Si attacca un portale, si prendono i dati dei clienti, si hanno i dati di quei clienti, cioè si hanno le mail, i numeri di telefono, le password che vengono utilizzate per loggarsi a quel portale, che spesso sono simili, se non del tutto uguali, alle password che poi vengono utilizzate ad esempio per muovere i propri conti bancari. Avuta questo tipo di know-how informativo, si predispone quindi un'attività di attacco che vedrà tecniche diverse. Arrivano i dati delle vittime, debbono essere monetizzati quindi i proventi in maniera rapida. Lo si fa facendo dei movimenti bancari verso quelli che sono i conti aperti dai money mule. I money mule incassano quel denaro e poi hanno indicazioni sul ristorno e trattengono una percentuale di quello che è il denaro, che è il primo profitto illecito. Quelle enormi fonti di denaro poi confluiscono verso i vertici dell'organizzazione attraverso attività di riciclaggio che coinvolgono spesso o istituti all'estero oppure, come ho già detto, asset di criptovaluta. Questo un po' è il workflow, quindi si parte da un furto di dati personali che di solito avviene attraverso tecniche di phishing, vishing, siti clone di altre strutture finanziarie, ad esempio, verso i quali i soggetti vengono indotti ad inserire le proprie credenziali, fino alla diffusione di malware bancario, cioè di malware che è in grado di poter sottrarre, malware che sono strutturati e ingegnerizzati per andare semplicemente a carpire quelle che sono le credenziali di accesso al conto di home banking e quant'altro. Ultimamente c'è un fenomeno molto importante che è lo smishing, con l'utilizzo del secondo fattore di autenticazione che vede come protagonista lo smartphone. Lo smishing è diventato uno dei sistemi più importanti con cui reperire informazioni. Viene di solito clonato, spuffato in gergo, il numero dell'istituto bancario, il soggetto riceve un messaggio. Il telefono automaticamente lo mette in coda rispetto a quelli che sono i messaggi che riceve dal proprio istituto bancario. Questo rende assolutamente credibile quel messaggio e quindi è indotto a introdurre e portare all'interno poi del sistema criminale quelle che sono le chiavi di accesso, quindi le proprie credenziali. A destra vedete quello che è lo sviluppo di un secondo stage di attività criminali, quindi di là abbiamo sulla sinistra, diciamo, le frodi informatiche su larghissima scala. A destra vediamo invece le frodi che sono assolutamente molto profittevoli dal punto di vista criminale e che sfruttano invece le risorse economiche e tecnologiche delle piccole, medie e grandi imprese. Sostanzialmente vengono ascritti all'interno di due grandi categorie, back e CEO fraud. Che cos'è un back? L'attacco informatico viene portato all'interno dei sistemi aziendali, si cerca di bucare in qualche modo il sistema di gestione della posta elettronica aziendale. Quando si ha in mano la posta elettronica, di fatto si ha in mano tutto quello che è l'attività economico-finanziaria dell'azienda stessa, in termini di ordini, forniture, corrispettivi che vengono ad essere pagati. Ci si intromette all'interno di quella che è una transazione, ci si sostituisce o al fornitore o al prestatore, evidentemente poi si cerca di stornare quello che è il corrispettivo di quella transazione. Tutto questo viene fatto in maniera silente, con un'accurata poi pulizia del sistema di posta elettronica per non lasciare tracce. Una volta sferrato l'attacco, poi spesso passano giorni, anche mesi, purtroppo, rispetto al fatto che poi un soggetto si accorga che in qualche modo qualcuno si è intromesso all'interno di una transazione economica e finanziaria, con milioni e milioni di euro che vengono portati all'estero e poi vengono ovviamente spacchettati, riciclati attraverso le complesse attività di riciclaggio di cui parlavamo prima.
L'altra tecnica di attacco è quella del zero fraud, attualmente è un po' in calo, ma è stata effettivamente molto significativa fino all'anno scorso. Parliamo di una tecnica che prevede lo studio di quelle che sono le dinamiche comportamentali all'interno dell'azienda, cioè si capisce qual è l'attività che viene svolta a livello di attività finanziaria e che vede per l'appunto l'ingaggio del CEO sul CFO, quindi sul CEO, l'amministratore delegato rispetto al dirigente che poi si occupa delle transazioni finanziarie, si capisce in qualche modo qual è la dinamica e il colloquio, se ne studiano i movimenti ed eventualmente anche le strategie, e quando è il momento più propizio si sferra un attacco che prevede la sostituzione dell'attaccante in capo al CEO, che intrattiene quindi una comunicazione col proprio CFO, cercando poi di stornare e far bonificare all'estero nuovamente spesso ingenti somme di denaro. Residua, ma era secondo me importante parlarne anche in questo contesto, ormai il fenomeno invece è questo crescente dei ransomware. I ransomware o cyber estorsioni, parliamo di un attacco che ha portate spesso devastanti dal punto di vista della paralisi che viene fatta dei sistemi informatici. Anche qui, porta d'ingresso è un attacco informatico vero e proprio, si studia quella che è la struttura interna, vi è un'attività di privilege escalation fino al livello di amministrazione, dopodiché viene lanciato un ransomware, un malware che è in grado di criptare e cifrare quella che è l'infrastruttura informatica, rendendola inutilizzabile. Ultimamente poi viene richiesto un contatto nel dark web su portali dedicati, viene instaurata una trattativa vera e propria che prevede per l'appunto la richiesta di un riscatto per la decifratura di quello che è l'asset cifrato. A margine di questo, ultimamente quello che appare ed è sempre più frequente, vediamo che è accompagnata l'attività di attacco e di danneggiamento del sistema informatico da un'attività di esfiltrazione di dati sensibili, per i quali poi ne viene minacciata la pubblicazione. Quando parliamo di dati sensibili, parliamo di dati aziendali, di trattative, di contratti, che in qualche modo ovviamente resi pubblici creano un danno, se non magari il danno più importante alla stessa società. Perché quest'ultima evoluzione? Uno, per avere un secondo strumento di pressione. Due, perché quel know-how che viene pubblicato ovviamente può essere estremamente sensibile. Tre, perché oramai alcune strutture aziendali hanno la capacità di difendersi dall'attacco cifrante attraverso sistemi di backup o attraverso un'ingegnerizzazione corretta di quella che è l'infrastruttura di rete. Quindi non mi puoi colpire più dal punto di vista infrastrutturale, mi colpisci minacciandomi per l'appunto di pubblicare dati riservati e sensibili. Alcuni dati. Vedete che il rapporto tra il 2020 e il 2021 vede un leggero incremento. Diciamo che l'incremento più importante che abbiamo visto dal punto di vista delle attività si è avuto forse nell'anno precedente, tra il 2018 e il 2020. Questo molto probabilmente è dovuto anche alla pandemia. I numeri sono importanti, sono cresciuti tantissimo nell'ultimo periodo, sia in sede di attività di casi trattati e, come vedete, di persone indagate, dal 2020 al 2021. Per quel che riguarda la trattazione di quello che abbiamo detto essere un po' l'ambito del financial cybercrime, da un lato il mondo delle truffe, dall'altro il mondo della monetica, con un forte ingresso anche di quelle che sono forme di frodi che riguardano il trading online e quindi anche l'utilizzo di moneta virtuale. Vedete che comunque il financial cybercrime puro, cioè quello che è ascrivibile al back, al zero fraud, fino al phishing, rimane comunque la componente più importante di quello che può essere considerato financial cybercrime a tutto tondo. Come vedete, per quel che riguarda il back e il zero fraud, l'aumento è estremamente significativo. Stiamo parlando di attacchi che in termini di numeri non sono elevatissimi, ma in termini di profitto sì, perché ovviamente vanno a colpire quello che è l'asset economico finanziario più importante di cui abbiamo disponibilità nella nostra società. Quindi stiamo parlando degli asset aziendali, delle infrastrutture economiche che vengono colpite da questo tipo di attacco. Dal 2019 vedete che c'è un'enorme espansione. Questo perché? Perché i perimetri dell'attacco
aziendali informatici con l'ingresso della con il sopraggiungere della pandemia si sono enormemente ampliati. Soprattutto il telelavoro ha aperto la porta a possibilità di attacchi informatici portati da fuori all'interno dei domini, che ovviamente non hanno avuto più una gestione ferrea e stretta all'interno di quella che è la gestione aziendale. Cioè siamo partiti da delle PDL che molto probabilmente venivano utilizzate dagli operatori in sito, gestite dagli amministratori di rete, a delle postazioni di lavoro spesso utilizzate in maniera promiscua, quindi sia per attività personale che per attività aziendale, che hanno dato la possibilità, attraverso anche i sistemi di virtualizzazione, le connessioni che presentavano e presentano diversi momenti di vulnerabilità, la porta d'ingresso all'attaccante. E come ho già detto, l'attacco prima è un attacco di tipo informatico che poi mira in qualche modo a sviluppare l'attacco economico vero e proprio. Scusa, ci sono anche delle cifre assolute nel grafico precedente, dove c'è financial cybercrime, le tipologie. I numeri che sono lì sono cifre relative a cosa? Nell'istogramma vede che sono delle cifre assolute rispetto ai casi trattati dalla specialità con riferimento alle singole fenomenologie criminali. Quindi abbiamo la vedo qua meglio, ok, in verde abbiamo altro, che ovviamente si tratta di tutte le frodi che ovviamente poi vedremo, riguardano soprattutto l'e-commerce e quant'altro, però è significativo l'attività di phishing, quei 2622 casi che sono stati trattati. Ok, quindi quello è il numero dei casi trattati. Casi trattati. Ok. Questo è il grafico relativo al 2021. Sì, è corretto. Quando veniamo invece ai fenomeni principali, diciamo, di frodi online che, come ho già detto, riguardano più i cittadini, back SEO fraud, abbiamo detto, sono frodi importantissime che riguardano i plessi aziendali, quindi tolgono risorse da quello che è il sistema economico finanziario, parliamo proprio di veri e propri attacchi al sistema economico finanziario, ma che prevedono quindi pochi numeri ma significativi dal punto di vista delle sfiltrazioni di quelle che sono le risorse. Qui ci portiamo invece su un altro settore, che è il settore invece degli attacchi che vengono fatti all'individuo. Vedete, qui vengono declinate diverse fenomenologie. Questo perché? Perché, come ho già detto, quello che era il fenomeno in generale del phishing sta ovviamente per pesca su larga scala di quelle che erano credenziali, che un tempo venivano fatte semplicemente con attività di spamming massivo di mail. Adesso lo spamming massivo viene in qualche modo contrastato sia attraverso filtri anti-spam più efficaci, c'è stata una corretta educazione da parte dell'utenza che in qualche modo riesce ad arginare, e l'introduzione del secondo sistema di autenticazione per quanto riguarda gli accessi ai sistemi bancari ha in qualche modo arginato quel fenomeno. Però continua ad essere importante l'attività di phishing, soprattutto quando, quindi phishing fatto tramite mail, quando è prodromica a quella che è l'installazione di un malware che in qualche modo viene ad essere installato. Ci sono campagne enormi di questo tipo, una delle più importanti è Emotet, un'altra si chiama Trickbot, quindi stiamo parlando di malware che sono ingegnerizzati, che vengono continuamente aggiornati per in qualche modo sottrarsi a quelle che sono le case antivirus, che prevedono quindi importanti momenti di spamming significativi, l'installazione di malware su un computer. Il computer comincia a dialogare con un centro di comando e controllo, quindi viene creata una vera e propria botnet, quindi una rete di computer che vengono governati da remoto. Quei malware sono fatti apposta per poter sottrarre codici e password. Quindi vanno a cercare ovviamente sia a livello di browser quando navighiamo, sia a livello di client di posta elettronica, sia a livello di cartelle interne, quelle che sono le password di accesso, quindi user ID e password di accesso a qualsiasi servizio online. Ovviamente vengono privilegiati i servizi di accesso all'home banking. Diversamente abbiamo l'emergere di una tecnica nuova che viene ormai chiamata come vishing, in cui addirittura abbiamo un contatto diretto da parte di un operatore che simula di essere un operatore, ad esempio un operatore bancario, che contatta spuffando, quindi nascondendo il proprio numero
ed è possibile farlo attraverso servizi internazionali che permettono di impostare delle chiamate e quindi di scegliersi il numero da far comparire in qualche modo sul telefono. Lo si fa perché la telefonata non è una telefonata che ingaggia la nostra rete telefonica, ma è una telefonata che avviene tramite traffico dati, da qui il nome di phishing, che è Voice over IP phishing, ok? Quindi stiamo parlando di una telefonata che avviene attraverso una piattaforma informatica, un po' quello che ormai facciamo tutti utilizzando telefonate WhatsApp o Signal e quant'altro. Quindi la voce non è traffico telefonico, ma è traffico dati. Viene quindi spuffato il numero di partenza, si prende un numero ovviamente con il quale alcuni istituti bancari contattano i propri clienti e lì, attraverso un colloquio telefonico, di fatto vengono carpiti i dati che poi servono per accedere ai conti bancari. Alcune operazioni sono state svolte, ci siamo trovati di fronte a vere e proprie situazioni peculiari in cui c'erano dei veri e propri call center criminali in batteria con tanto di formulari e di questionari o di frasi ricorrenti da poter o dover usare in qualche modo per poter poi carpire la fiducia e portare il truffato all'interno di un loop, che poi è quello che succede quando c'è una frode di questo tipo, cioè il soggetto crede di parlare con un operatore bancario. Questo è un fenomeno che abbiamo contrastato anche a livello internazionale, per esempio quando il phishing non avveniva attraverso voice over IP ma attraverso carrier internazionali, quindi su telefonia. Abbiamo per esempio chiesto agli operatori nazionali di bannare quella che era l'ingresso di numeri verdi italiani che provenivano dall'estero, quindi telefonia spuffata con numeri verdi italiani che contattavano i nostri. Abbiamo avuto anche fenomeni in cui il phishing veniva effettuato attraverso la simulazione di essere appartenenti alle forze dell'ordine, quindi c'era un soggetto che chiamava fingendosi di essere un maresciallo dei carabinieri piuttosto che un operatore di polizia che stava lavorando ad un'indagine e quindi che chiedeva informazioni di questo tipo. Lo smishing è un altro tipo di attacco di phishing di questo tipo, avviene attraverso che cosa? Attraverso degli SMS che riportano all'interno un link sul quale cliccare per poi recarsi all'interno di un ambiente che ovviamente è un ambiente che dissimula in tutto e per tutto quelle che sono il brand di istituti bancari piuttosto che di altri servizi, e in quel caso quindi la vittima è indotta ad inserire anche lì le proprie credenziali. Da ultimo, una tecnica che è particolarissima, con la quale stiamo parlando anche con il garante, con la GCOM, con il garante per le telecomunicazioni, è l'attività di SIM swap. Cioè, essendo stato introdotto il secondo fattore di autenticazione, l'attaccante che cosa fa? Cerca in qualche modo di fare un'attività di SIM swap, si sostituisce all'attaccato, quindi alla vittima, interloquisce con il provider di comunicazione, si fa in qualche modo abilitare una nuova SIM sulla quale poi viene ovviamente portato in portabilità il vecchio numero di telefono, dissimulando di averla persa o che gli è stata sottratta in qualche modo. Quando riesce a compiere questa attività, di fatto diventa il proprietario di quella SIM telefonica e quindi riesce in qualche modo ad ottenere il secondo fattore di autenticazione direttamente sul proprio telefono. La vittima non si accorge subito, scambia quel tipo di chiamiamolo di buco nelle comunicazioni del proprio telefono come un malfunzionamento, come un disservizio. In quel frangente quindi purtroppo rimane vittima di un'attività che poi vede per l'appunto lo svuotamento del proprio conto corrente. Ovviamente queste attività, come vi ho già detto, vedono un'attività prodromica che dobbiamo in qualche modo portare a quello che è il furto di identità digitale, cioè questi sono di fatto i casi relativi, cioè, tutte quelle tecniche di cui abbiamo parlato, phishing, vishing, smishing, servono in qualche modo per carpire le credenziali di accesso o dati sensibili che permettono l'accesso ad un servizio, ad esempio ad un servizio bancario. Come vedete in questo momento è enormemente preponderante l'attività di smishing rispetto a quella di siti clone, che rimangono ancora importanti, rispetto al phishing e al SIM swap. Quando parliamo quindi di furto di identità digitale, parliamo dell'acquisizione di dati del soggetto vittima, che poi ovviamente sono prodromici per quella che è poi l'attività successiva criminale.
un focus particolare l'abbiamo dedicato a ransomware perché, ripeto, è uno dei fenomeni più emergenti. Ovviamente non parliamo di frodi, non parliamo di attività predatorie di tipo ordinario, però è una fattispecie che ovviamente viene integrata a livello di contestazione del reato di estorsione, che come vedete è sempre è in crescita, con casi gravi sono stati 256 nel 2021, nel primo trimestre purtroppo abbiamo un ulteriore momento di crescita. Back e SEO fraud più o meno ne abbiamo parlato, abbiamo detto da un lato quindi abbiamo forme di aggressione di massa per quel che riguarda tutta la famiglia del phishing declinato nelle varie sottospecie. Qui abbiamo invece degli attacchi che, come vi ho già detto, sono molto molto settoriali, molto verticali, ad alta complessità tecnologica, ma che colpiscono per l'appunto le nostre aziende in maniera molto significativa. Dal punto di vista della risposta, come vi ho già detto, da tempo abbiamo strutturato una sezione sia a livello centrale e oggi la caleremo anche a livello territoriale. Ovviamente già i nostri compartimenti hanno delle strutture dedicate esclusivamente all'antifrode. Il modello organizzativo che abbiamo scelto è un modello organizzativo specializzante, iperverticale, proprio perché è finalizzato ad intercettare quanto prima quelli che sono fenomeni nascenti, rising comunque a livello di nuove tecniche di aggressione, nuove tecniche di attacco informatico, prodromiche poi a quelle che sono le tecniche di attacco ai sistemi finanziari. È un'attività che viene fatta dal centro, si sta pensando anche ad un modello organizzativo diverso che in qualche modo ricalchi quello che è stato secondo noi una buona pratica che abbiamo sviluppato sia per il contrasto alla pedopornografia, sia per il contrasto agli attacchi informatici portati verso le infrastrutture critiche. Portare magari anche questa materia a livello di centro nazionale, perché? Perché spesso e volentieri quelle che sono le informazioni, trattandosi di fenomeni su larga scala, conosciute con un fenomeno, possono essere messe a fattor comune di tutto il sistema bancario per innalzare i livelli di sicurezza. Ovviamente è importantissima l'attività di cooperazione internazionale in questo settore. La sezione che in questo momento sta lavorando, la sezione Financial Cybercrime, di fatto fa attività di indagine di propria iniziativa su fenomeni che sono più ampi, che hanno proprio una caratteristica di essere territoriali o che comunque hanno una proiezione all'estero. Deve fare attività di coordinamento nazionale, perché vi ho già detto, cioè parliamo magari di microfenomeni che letti da chi sta in qualche modo al vertice di una struttura possono essere riportati all'interno di un fenomeno criminale e quindi risparmiare energie e anche risorse per quel che riguarda l'attività di quel contrasto. L'attività importantissima è quella della cooperazione internazionale. Non esiste un'indagine di questo tipo che poi non preveda comunque l'ingaggio delle strutture di cooperazione, a partire da Europol, che è una struttura EC3 dedicata al cybercrime. All'interno di EC3 c'è una struttura dedicata per l'appunto al financial cybercrime, e fino ad arrivare ad Interpol, fino all'ingaggio diretto dei nostri ufficiali di collegamento, quindi gli esperti per la sicurezza, soprattutto quando ci muoviamo in velocità per recuperare delle somme. Calcolate che, poi vedremo anche qualche dato, credo, sulle somme, calcolate che stiamo parlando di diversi svariati milioni di euro che cerchiamo di rincorrere nel momento in cui c'è un'attività delittuosa in atto, per far sì che quelle risorse non vengano disperse e quindi non siano poi definitivamente riciclate all'interno di circuiti criminali. Le truffe online ricorrenti, che invece riguardano, abbiamo detto, dinamiche diverse, che quindi insistono più su quella che è l'attività commerciale che viene svolta oramai attraverso la rete, come vedete rimangono, sono importanti come numeri e riguardano soprattutto questi quattro settori. Da un lato abbiamo le truffe immobiliari, che sono molto importanti, quindi soprattutto quando si avvicinano periodi di vacanza e quant'altro, rimangono una costante significativa per quel che riguarda anche il prodotto criminale che svolgono. Le truffe su piattaforme di e-commerce, che continuano ad essere significative e importanti, ma come vi ho già detto, qui non abbiamo una struttura in cui la parte preponderante è una parte tecnico-informatica. Stiamo parlando dell'ingegnerizzazione di portali, siti e quant'altro che in qualche modo riescono ad inserirsi all'interno di quello che è la corretta gestione commerciale che ormai ha l'e-commerce in generale. Il falso trading online è
lo sta diventando in questi anni, in quest'ultimo periodo, un'importante modalità di aggressione al patrimonio. Stiamo parlando di quelle offerte di trading online, di finanziamenti, di investimenti attraverso sistemi addirittura di multi-level marketing che vengono ingegnerizzati in rete. Parliamo di interi patrimoni che sono stati consegnati a soggetti che evidentemente corrispondono all'inizio a un guadagno, secondo quello che è il classico schema tipico della truffa Ponzi cosiddetta, in cui un soggetto viene agganciato e vengono promessi dei ricavi e dei tassi di corresponsione finanziaria importantissimi, riceve le prime tranche di pagamento, dopodiché una volta che viene consegnato una buona parte, la struttura viene chiusa e sparisce, portandosi con sé svariati milioni di euro. Anche qui abbiamo fatto delle indagini molto interessanti, soprattutto col compartimento di Cagliari recentemente, che hanno portato a diverse misure cautelari proprio una struttura che non soltanto in Italia ma in Spagna, in Ungheria, operava costruendo delle vere e proprie cellule di proposte finanziarie. Soprattutto oramai le persone sono molto allettate da quello che si dice intorno alle criptovalute, propongono guadagni incredibili e dopodiché poi ovviamente spariscono al maltolto. È importante anche il fenomeno delle truffe romantiche, delle romance scam, se ne è parlato moltissimo, quindi stiamo parlando di truffe che ovviamente riguardano la sfera sentimentale, sono peculiarissime, hanno una dimensione particolare in cui viene sfruttata evidentemente la debolezza psicologica di un soggetto e soltanto alla fine di un percorso e spesso quando aiutato dai propri familiari, dai propri conoscenti, riesce in qualche modo a tirarsene fuori. Ma anche qui parliamo di ingenti patrimoni che vengono corrisposte a persone con le quali non si ha nessun tipo di contatto fisico, visivo, ma con le quali vengono intrattenute delle relazioni che vengono costruite ad hoc. Una delle più importanti operazioni abbiamo fatto l'anno scorso e tuttora in corso, una batteria di soggetti stranieri, quindi senza entrare troppo nei particolari perché ancora stiamo lavorando, però è stato curioso vedere come vi era una batteria di ragazze e ragazzi che gestivano dei contatti tramite piattaforme di messaggistica, WhatsApp e quant'altro, con una specie di prontuario e manuale che era dedicato all'impersonificazione del soggetto adescante. Quindi avevamo dei prontuari che erano dedicati all'impersonificazione di ufficiali dell'esercito, della marina, di professionisti, con risposte e anche con tratti di vita privata che in qualche modo debbono essere poi calate all'interno di quel percorso di costruzione di una falsa identità che poi adesca in qualche modo la vittima, portandola all'interno di quella che è una relazione che poi ovviamente è una relazione immaginaria. Ma è importante perché ne stiamo studiando alcuni aspetti con l'UACI, con l'unità analisi del crimine informatico, con le nostre psicologhe, perché poi si vede quanto siano ricorrenti alcune forme di adescamento, alcune tecniche che passano da rappresentare tragedie familiari piuttosto che difficoltà economiche. Il percorso più o meno è sempre lo stesso, ma è, come vi dicevo, non è lasciato quasi alla fantasia di soggetti che si improvvisano in questo tipo di percorso, ma addirittura viene ingegnerizzato attraverso tecniche di ingegneria sociale codificate. Questo vi dà il senso un po' di quella che è il prodotto di questa attività delittuosa, sia in termini di casi trattati, quindi qui avete più o meno per macro categorie il trading online, l'e-commerce, il romance scam, le truffe immobiliari, con a margine quelli che trovate sono ovviamente centinaia di migliaia di euro, milioni di euro, che risultano da quella che è l'attività di denuncia effettuata. Crediamo che ci sia una cifra oscura molto molto elevata in tal senso. Soprattutto vediamo come nel caso del trading online, delle romance scam, in particolar modo ci sia una scarsissima propensione a denunciare il fenomeno. Da un lato il trading online, perché ovviamente parliamo anche di imprenditori, di professionisti che cadono in qualche modo in un sistema che evidentemente porta con sé anche una disapprovazione sociale e familiare per quel che è successo in termini di cooperazione involontaria che ovviamente si ha con il soggetto che sta facendo un'attività frodatoria. Lo stesso vale ovviamente per le romance scam, che attengono evidentemente la sfera più personale.
Un breve focus, come vi dicevo, su quella che è stata l'epidemia da Covid-19, l'ampliamento del perimetro, dell'utilizzo dei sistemi di comunicazione più evoluta, delle piattaforme, di comunicazione, della messaggistica, soprattutto l'attività di smart working fatta da casa, ha enormemente fatto lievitare quelli che sono, i casi di campagne di phishing, vishing, in generale, così come delle frodi back e SEO fraud. Diciamo che l'incidenza più importante che abbiamo avuto per l'epidemia Covid è stata sia sui casi di financial cybercrime nella loro complessità, ma questo è ovvio che è dovuto al fatto che l'utilizzo dello strumento di home banking, le tecniche di transazione finanziaria utilizzate dalle attività commerciali e economiche hanno remotizzato in qualche modo funzioni che prima venivano svolte direttamente. E dall'altro purtroppo abbiamo anche un incremento di quelle che sono le attività di contrasto alla pedopornografia online. Questo perché? Perché ovviamente anche lì i ragazzi molto più presenti in rete, con una sorta di socialità surrogata, sono stati moltissimi in più vittime soprattutto dei reati di adescamento, ma questo ovviamente è dovuto al fatto che, essendo più in rete, avendo una socialità virtuale, erano più esposti ad attività di questo tipo. Grazie per l'attenzione, ovviamente sono pronto a rispondere alle domande. Grazie, dottor Gabrielli, anche per la completezza della relazione. Io ho già pronta l'onorevole Zanella, a cui do la parola e poi dopo Sì, grazie. Sarò molto celere, ma anche perché lei è stato molto semplificativo, quindi devo dire che non ci sono molte domande specifiche, ci ha tolto molte curiosità. Purtroppo è chiaro che sulle frodi online credo che sia molto facile, come sul cybercrime a livello internazionale, penso sia molto più facile attaccare che difendersi, ovviamente. Poi abbiamo visto anche che ci sono appunto addirittura così dei pacchetti online che si trovano sul dark web per attaccare, eccetera. Però io parto dalla parte finale perché ovviamente interessandomi molto di tutela sul web dei minori e quant'altro, non posso non agganciarmi, visto che lei ha parlato di aumento di contrasto pedopornografia online. Ovviamente i minori sono stati anche molto vittime di reati online, essendo su devices molto più a lungo, anche legati al cyberbullismo, lesione della dignità personale, sexting, revenge porn, oltre che ovviamente di frodi. Se ha qualche dato specifico in merito aggiornato, visto che aveva tanti dati altri, ecco, se invece per quanto concerne l'altro discorso più attinente ai consumatori, ma ovviamente la tutela dei minori online, sempre una tutela dei minori consumatori e utenti di social network, ecco. Su tutto quello che sta succedendo, phishing, vishing, abbiamo visto questa nuova forma di truffa, di sim, eccetera. Che fate? Come si fa ad allertare il consumatore? A me è capitato l'altro giorno di ricevere una telefonata, sapendo che noi lavoriamo molto con la polizia postale, eccetera, che appunto mi raccontava di una persona che si è trovata ad affrontare quello che si chiama cos'è? Sim swap. Esatto, sim swap. Addirittura è andato alla polizia, gli hanno detto che non potevano farci niente, non gli hanno detto andate alla polizia postale. Infatti gli ho detto guardate, ci sono delle sezioni dedicate per questo, quindi andate là, rivolgetevi, perché effettivamente è una truffa vera e propria. Questo si è trovato dei conti non indifferenti, tra l'altro, da pagare e quant'altro. Quindi ecco, come si può fare? Perché effettivamente noi continuiamo a dirlo, il phishing, attenzione, tutti noi riceviamo anche, devo dire, degli alert dalla stessa camera che gestisce mail nostre personali, eccetera, eccetera, di non adescare, di non, ecco, cadere nell'adescamento. Però come si può fare? Perché in effetti se i dati sono quelli inquietanti e in continua crescita, cosa possiamo fare anche noi, ecco, per la tutela dei consumatori per allertare, eccetera. E poi una curiosità, visto che ieri si parlava da parte di hacker filorussi di un attacco che avrebbe paralizzato l'Italia, che tipo di attenzione avete messo, di attività avete posto in essere? Ecco.
questa è una, insomma, al netto di tutto. Grazie. Raccogliamo le domande così poi decidiamo se rispondere a qualcosa subito, a tutto subito, o aggiornarci in una seconda audizione. Onorevole Manca, poi onorevole Soave Alemanno e onorevole Giuliano. Prego, sì, grazie onorevole. Presidente, innanzitutto per ringraziare il direttore per la esaustiva e anche molto interessante relazione che ci ha messo a disposizione. Nell'ascoltarlo ho fatto alcuni piccoli appunti per appunto porre delle domande, quindi non saranno mai, cioè sono abbastanza spot in maniera tale rispetto a come è stata anche l'esposizione. Quanto riguarda i reati, grazie a lei. Quanto riguarda i reati, abbiamo fatto una distinzione tra reati contro il patrimonio e contro le persone, ok? E abbiamo visto anche un'entità, una cifra 74.400.000. Sarebbe interessante capire se si può definire quelle che sono la quantità economica di reati fatti contro il patrimonio e quelle contro le persone, come prima domanda. Poi un'altra domanda che penso che sia forse anche un po' banale, però tendenzialmente vorrei capire anche se territorialmente si può capire se da dove partono principalmente queste frodi, anche se parlano di sistemi informatici, quindi possono partire da ogni parte del mondo, però capire se c'è una cartina dell'azione malavitosa nel nostro paese. Per quanto riguarda invece la riorganizzazione, ho visto che una riorganizzazione territoriale che tendenzialmente nella prima stesura era una tendenzialmente divisa per ogni regione, poi diminuiscono, quando si parla dei COSC, diminuiscono il numero da 20 a 18, e capire un attimino se c'è una redistribuzione inferiore dal punto di vista territoriale, se abbiamo accorpato delle regioni e così via, per capire. Perché invece penso proprio che l'organizzazione precedente, quella che gestiva territorialmente il paese, fosse molto interessante. E poi complessivamente infatti non so se sarà possibile, magari della citazione di informazioni adesso, parliamo di fenomeni che sono in continua fase evolutiva, quindi mi piacerebbe capire se, anche per averlo come opportunità, anche nello svolgimento della nostra attività parlamentare, se dal punto di vista normativo siamo in pista al 100%, c'è necessità di interventi normativi che agevolino la vostra attività, il vostro lavoro, questo dico proprio svolgendo la funzione di parlamentare. E poi anche dal punto di vista dell'organizzazione, abbiamo visto che le materie sono molto complesse, delicate, quindi anche molto specializzate, quindi anche se ritenete quantitativamente corrette e giuste le vostre dotazioni finanziarie vengono stanziate ogni anno, chiaramente penso al Ministero, e anche le dotazioni del personale. Questo lo dico chiaramente, comprendo che è un tema delicato e non esponendolo a fare ragionamenti particolari, però ci piacerebbe capire se quello che sono dotazioni finanziarie e di personale sono strutturate in maniera adeguata rispetto a quelle esigenze, come vediamo, sono in una crescita esponenziale molto, molto, molto importante. Grazie. La ringrazio, onorevole Manca. Onorevole Vicepresidente Alemanno, prego. Sì, grazie Presidente. Spero mi sentiate e mi scuso se ci sono rumori di fondo, ma mi trovo in un ambiente non protetto in questo momento. Anch'io ringrazio il Dottor Gabrielli per averci illustrato una relazione che per quanto mi riguarda va al di sopra di qualunque aspettativa. Mi ha dato la possibilità di conoscere veramente in maniera così dettagliata tutti i temi di interesse di questo, della Polizia Postale, non solo, che diventano fondamentali in questo periodo storico. Immagino che ciascuno di noi, a margine di questa audizione, avrebbe il desiderio di porre infinite domande, perché i temi che ci ha rappresentato veramente abbracciano tantissime sfere di interesse. Io oggi però mi limiterò a porre una domanda specifica che mi interessa molto, non posto che anche tutte le altre che vorrei porre avrebbero lo stesso interesse, ma in questo momento, poiché sono membro della Giunta delle Elezioni della Camera, abbiamo appena concluso un'indagine conoscitiva sui problemi che sono emersi dal voto degli italiani all'estero. E dopo aver audito diversi soggetti istituzionali, emerge sempre con prepotenza, chiaramente, la possibilità di attuare un voto elettronico. Quindi mi domando se è una strada perseguibile, sicura, se abbiamo già degli elementi che possono essere messi al vaglio in questo momento prima di intraprendere una qualunque strada dal punto di vista istituzionale,
E se effettivamente ci sono delle modalità per poter rendere il voto sicuro, senza ombra di dubbio. E mi unisco alla domanda che poco fa faceva la collega Zanella, ovvero accade quotidianamente, purtroppo in questo periodo, anche a causa di una crisi internazionale che ha risvegliato un po' l'attenzione di tutti quanti riguardo a questi temi, al cybersicurezza. Se effettivamente potremmo essere sotto attacco dal punto di vista delle nostre telecomunicazioni e se possiamo ritenerci in qualche modo al sicuro. Un ultimo tema, ma mi rendo conto che lo espongo senza necessità di una domanda, lo metto solo all'attenzione. Mi dispiace soltanto che in questo caso ci siano veramente troppi termini tecnici, chiaramente. E anche inglesi. Mi rendo conto che le truffe e tutti questi sistemi non hanno confini, perché quando parliamo di attività online, ovviamente i confini cadono. Però mi pongo il problema che magari non tutti i nostri concittadini possano in qualche modo conoscere cosa si nasconde dietro ad ogni termine. E in questo momento, invece, qua perlomeno a carattere nazionale, dovremmo rendere edotti tutti i nostri cittadini al fine di poter consentire loro di avere un minimo di conoscenza su tanti reati che personalmente ho scoperto oggi, alcuni di questi, e quindi vi ringrazio ancora per l'ottimo lavoro che eseguite ogni giorno e ringrazio. Grazie, grazie Presidente. Grazie, onorevole Giuliano. Grazie Presidente, io saluto e ringrazio il dottor Gabrielli che effettivamente ha fatto una disamina dell'attività della Polizia Postale e dei maggiori crimini informatici. E volevo chiedere al dottor Gabrielli innanzitutto se la Polizia Postale aggiorna o prevede, insomma, organizza delle campagne di informazione per i comuni cittadini che spesso sono poco avvezzi insomma, alle nuove tecnologie, o almeno una parte abbastanza rilevante della popolazione. Quindi se mettono in atto degli opuscoli informativi, delle campagne di informazione e di sensibilizzazione per, tra virgolette, allertare la popolazione da determinati attacchi. Come eventualmente l'Italia, i nostri sistemi informatici possono essere rafforzati e in che modo, e se a livello normativo noi possiamo agire in qualche modo per prevenire, per insomma, rendere più sicura la nostra infrastruttura informatica. Per quanto riguarda poi i crimini che riguardano in particolare i minori e anche gli episodi di cyberbullismo che sono in continuo aumento, volevo capire, oltre all'eventuale oscuramento magari di determinati siti o di determinati video, quali attività ulteriori possono essere messe in campo. Immagino che ci sia una prima esigenza di tempestività, perché poi in questi casi è proprio la diffusione via web che crea e amplifica ancora di più il danno. Grazie. Grazie, non vedo altre richieste, altre domande, aggiungo un paio di considerazioni e di richieste aggiuntive, al netto del fatto che sulla questione voto elettronico, diciamo così, non vorrei andare a sovrappormi all'attività che legittimamente svolge magari la prima Commissione Affari Costituzionali, che credo su questo abbia o stia facendo gli approfondimenti. La cosa che credo vada, diciamo, che sarei curioso di capire è come lavorate insieme all'Agenzia della Cybersicurezza, perché mi pare di capire che ci siano, ecco, diciamo, delle sovrapposizioni di termini, diciamo, in termini proprio di obiettivi, di temi, anche se, ecco, immagino che poi ci sia anche una collaborazione tra il vostro, che è un servizio di polizia, e l'agenzia che invece svolge,
diciamo, attività di direzione, diciamo, di carattere forse più generale. Volevo capire se c'era la possibilità di avere magari dei dati in relazione a eventuali somme recuperate, rispetto alle indagini che avete svolto nei vari aspetti che sono stati elencati, per i quali anche io mi auguro che possano esistere, diciamo così, dei nomi in italiano in maniera tale da poter far capire anche a una parte della popolazione più debole, di che cosa si tratta. Parlo per esempio di una popolazione che ha più di 60, 65, 70 anni, che magari usa smartphone, ma che ha difficoltà a barcamenarsi in tutto questo, diciamo, curioso acquario di tipologie di truffe, di raggiri, che a volte prendono le forme più disparate e che a volte sono difficili da spiegare se non facendo degli esempi, cioè cara persona, cara persona anziana, fai attenzione perché ecco, è poco indicativo mettere in guardia una persona contro il vishing, gli va spiegato che cos'è che succede. E in questo senso credo molto opportuna la domanda della collega Giuliano in relazione alla possibilità di dare strumenti di informazione e di prevenzione alla popolazione. Non so quanto possano essere efficaci e sotto che formula, però ecco, probabilmente voi avrete anche dei dati statistici sulle vittime, cioè quanti minori, quanti anziani. Ecco, il dato forse non è secondario. L'altra cosa della quale ero curioso era l'iter processuale, nel senso che spesso questi reati vengono posti, come dottor Gabriele ha già sottolineato, vengono posti in essere da piattaforme che hanno la loro collocazione in paesi stranieri. Lo dico perché riguardano anche, per esempio, reati contro la persona, magari meno importanti per alcuni versi in termini economici, rispetto ai grandi reati di trading online, reati finanziari, oppure alle alterazioni che si possono fare sui meccanismi bancari di grandi aziende. Ma certamente, come dire, non per questo debbono essere lasciati, penso alla diffamazione attraverso i social. Probabilmente a un certo punto, se uno viene diffamato sui social, arriva a un punto in cui si va a chiedere alla piattaforma la identità della persona che dietro un account qualunque, un nickname magari di fantasia, si nasconde e, diciamo, perpetra un reato, che può essere quello di divulgazione di informazioni false, se non diffamazioni o altri tipi di reati. A quel punto l'indagine si interrompe e anche lì probabilmente manca un elemento legislativo, che di cooperazione internazionale che possa, diciamo, fare da trade union e risolvere questa cosa. Immagino che lo stesso problema accada per reati finanziari dove, al netto della collaborazione tra gli organi inquirenti e le polizie postali dei vari paesi, dove magari in uno c'è la sede legale della piattaforma in cui si sviluppa il reato, in un altro magari è il gruppo criminale che appartiene ad altra cosa. Come dire, qual è poi il motivo per cui a un certo punto alcune di queste cose non arrivano in fondo, non arrivano al conseguimento di un processo finale? Perché magari c'è una legislazione diversa nei diversi paesi e quindi si rischia di portare avanti processi che poi magari decadono o addirittura non hanno soluzione. E forse questo, magari anche per la vostra attività, rischia di essere un'attività impegnativa per un lato, ma che non consegue, diciamo, risultati definitivi. Ora, io invece, come ultima cosa in termini di metodo, le chiedo se lei ritiene di voler rispondere alle questioni che sono state poste, le domande. Possiamo rispondere a tutte le domande senza nessun tipo di problemi. Se lei me ne dà facoltà, Sì.
l'elenco. Mi riservo da subito invece di produrvi i dati più strutturati sia per quanto riguarda la pedopornografia, sia per quanto riguarda tutta la parte di financial, così avremo modo anche di produrvi un dato secondo quelle che sono state le richieste, più dettagliato e più specifico e più analitico rispetto a quella che è l'attività. Ok? Va benissimo. Sì, accoppieremo, vi farò arrivare, vi farò ottenere sia i dati che riguardano i minori, sia quello che riguarda l'intero corpus del Allora, le lascio la financial, parola per le così risposte, poi prego. avrete poi il materiale che mi è stato chiesto. Allora, partiamo un attimo da quelle che sono visto delle domande in comune, campagne che possono essere poste in essere. Bene, ne vengono fatte diverse. Ne vengono fatte diverse, ovviamente c'è sia un'attività di alerting puntuale che viene svolta ad esempio dal nostro sito di riferimento, che è il sito del commissariato virtuale. Calcolate che non è un sito che è soltanto un sito di tipo divulgativo, è un sito attraverso, che viene utilizzato proprio per fare alert di questo tipo. È molto conosciuto anche tra gli utenti. Abbiamo una community di qualche centinaio di migliaia di persone che sono di fatto nostri utenti abituali che ricevono le nostre notifiche, e tra l'altro riceviamo diverse decine di migliaia di segnalazioni. È ovvio che può essere fatto qualcosa di più. Può essere fatto qualcosa di più, soprattutto con riferimento a quello che diceva, le fasce più deboli, soprattutto gli anziani, che ovviamente non hanno confidenza con questo modo di informarsi che magari le persone più giovani, più abituate ad informarsi in rete, riescono in qualche modo ad approfondire. Bisognerebbe pensare a campagne di massa che in qualche modo intercettino anche metodi di comunicazione più diffusi, più pervasivi, mi riferisco anche alla TV. Qualcosa è stato fatto sia l'associazione bancaria, con ABI. È stata fatta di recente una campagna molto intelligente, secondo me, che per l'appunto riprendeva alcuni aspetti per i quali facevano vedere quelli che erano dei comportamenti ricorrenti e quant'altro, ed era secondo me molto efficace. Però bisognerebbe in qualche modo cercare di gestire una comunicazione più efficace da questo punto di vista, raggiungere il più ampio numero di persone. Periodicamente vi sono delle campagne che riguardano determinati fenomeni, sia quando i fenomeni diventano importanti, vengono lanciati degli alert continui che poi vengono replicati sulle nostre piattaforme social, però è ovvio che è un rivolgersi a tutto un mondo di soggetti che riescono ad informarsi attraverso la rete. Diversamente forse dovremmo accedere a forme di comunicazione più di massa e quindi forse più semplici per chi in qualche modo è meno confidente con lo strumento. Con lo strumento informatico, soprattutto i giovani hanno una forte attenzione, ma vengono lanciate periodicamente campagne che, ad esempio, sulle truffe immobiliari, sulle romantic scam, sono molto verticali e molto settorializzati. Chiedo scusa, le truffe immobiliari tecnicamente come si concretizzano? Cioè sono vendite, transazioni che poi non si concretizzano e prendono gli Sono vendite e anticipi? transazioni che non si concretizzano, oppure sono locazioni che non si concretizzano, soprattutto quando è il momento delle vacanze, quindi nel momento in cui i portali vengono utilizzati per cercare un'abitazione, in qualche modo lì abbiamo dei picchi molto importanti di denuncianti e Quindi quindi finti di truffe, intermediari, finti diciamo. intermediari. Ok. Per quel che riguarda gli attacchi di quest'ultimo periodo, la soglia è altissima, la soglia di attenzione è altissima, e qui mi leggo anche ai rapporti che abbiamo con l'agenzia, così come con le altre strutture che concorrono alla sicurezza nazionale cibernetica. La soglia alta significa che da quando è cominciato soprattutto il conflitto russo-ucraino abbiamo implementato dei protocolli di attività che hanno moltiplicato soprattutto la presenza in turni H24 del personale che è al centro, così come sui NOSC, opera per monitorare, perché in qualche modo essere attivo nel momento in cui c'è un attacco informativo di questo tipo. Ve ne sono stati diversi, ci stiamo muovendo con attività investigative complesse e lo stiamo facendo all'interno di un'architettura che ormai è definita nel nostro paese, che ha vissuto un momento evolutivo particolare, adesso è cristallizzata con la presenza di un'agenzia che in qualche modo raccoglie quelle che erano competenze, soprattutto in termini di resilienza e policy, che erano distribuite su tanti ministeri. Oggi noi abbiamo un interlocutore tecnico, che è l'agenzia per l'appunto, che deve occuparsi della cyber resilienza,
Quindi che cosa fa? Emana delle regole di sicurezza fondamentalmente, che poi debbono essere rispettate e vengono verificate attraverso attività ispettiva. Ha uno XIRT che raccoglie le informazioni di sicurezza informatica, però le informazioni tecniche debbono essere calate all'interno delle infrastrutture che fanno presidio di sicurezza. La sicurezza informatica non è qualcosa di statico, è qualcosa di dinamico, ormai deve essere fatto attraverso strumenti intelligenti e che in qualche modo prevedono quindi il costante aggiornamento di quelle che sono le tecniche, i dati tecnici che in qualche modo servono per innalzare questi sistemi di sicurezza. Noi collaboriamo a stretto giro con loro, sia perché comunque siamo portatori di informazioni di sicurezza importanti, che sono il frutto poi di quello che è il prodotto investigativo e preventivo, che viene ovviamente spogliato di quelli che sono gli aspetti sensibili e che vengono poi condivisi anche con l'agenzia. A margine di attacchi informatici è previsto che l'agenzia informi la nostra struttura, l'organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza delle telecomunicazioni, anche ai fini di quella che è poi l'attivazione del procedimento penale, che come ho già detto sempre segue un attacco informatico, perché comunque si tratta sempre di fattispecie di reato. La norma istitutiva prevede che l'agenzia in qualche modo, nel momento in cui intercetta o comunque acquisisce un'informazione, qualora non l'abbiamo già acquisita anche noi, perché spesso le informazioni vengono acquisite in contemporanea, una struttura attaccata informa noi e informa loro, deve comunque riferire a noi, proprio ai sensi di quello che è previsto nel codice di procedura penale all'articolo 331, quindi sono pubblici ufficiali che fanno un'informativa di polizia giudiziaria ed è previsto che lo facciano a noi, di modo da poter da subito lavorare in simbiosi. C'è una collaborazione ovviamente assoluta, piena, con quella struttura, e devo dire che fino adesso è stata, anche se diciamo siamo partiti da poco, molto molto efficace. Per quanto riguarda la provenienza, esiste diciamo una provenienza geografica peculiare? Devo dire che sì, esiste. Esiste perché alcune modalità truffaldine sono proprie di alcuni paesi stranieri, soprattutto ci sono alcuni paesi dell'Africa occidentale, Nigeria, Costa d'Avorio, che operano in determinati settori. Ad esempio tutte le romantic scam piuttosto che le sex extortion provengono da quel mondo, e l'abbiamo visto sia perché partono da là attacchi di questo tipo, sia perché alcuni gruppi criminali che sono etnicamente connotati in tal senso operano anche sul nostro territorio. L'Europa dell'Est fino a qualche tempo fa era la patria di alcuni attacchi, soprattutto gli attacchi di phishing più evoluti, quindi Romania, Bulgaria e quant'altro, quindi anche qui trovavamo gruppi sodali sul territorio nazionale che dialogavano con le strutture di vertice che spesso risiedono nei paesi di provenienza, sia per quanto riguarda la parte dell'Africa occidentale, sia per quanto riguarda l'Est Europa. Ma abbiamo anche una criminalità, chiamiamola autoctona, molto molto importante e significativa, che ovviamente vede per quanto riguarda il momento delle truffe di fatto un interessamento di tutto il territorio, però ovviamente l'area della Campania è interessata in maniera importante. Da qui le rispondo anche sulla riorganizzazione territoriale, perché come ha visto, come lei ha notato giustamente, come è stato notato, abbiamo avuto una riduzione da 20 COSC, quindi 20 centri operativi, a 18. In realtà non cambierà la nostra struttura, abbiamo scelto di dare al compartimento di Napoli la responsabilità di un coordinamento più ampio, quindi avrà sotto di sé le due sezioni che non saranno più compartimenti, ma le due sezioni di Potenza e Campobasso. Quindi dal punto di vista dei presidi, dal punto di vista dei presidi e anche delle dotazioni attuali, perché è previsto comunque lo stesso livello di dirigenza, non si avranno mutamenti. Sarà dato un coordinamento all'autorità napoletana, perché in quell'area insistono gruppi criminali che spesso hanno visto nella pratica operativa l'interessamento di questi altri due compartimenti, e quindi abbiamo scelto per optare per un concentramento di coordinamento su Napoli, tra l'altro elevando Napoli ad una dirigenza superiore. Quindi noi avremo, i nostri compartimenti sono adesso diretti per lo più da primi dirigenti. Sei compartimenti, tra cui quello campano, verranno elevati a livello di dirigenza superiore: Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli e Palermo. Quindi la Campania verrà ulteriormente potenziata da questo punto di vista. Quindi rimane la scelta strategica di avere un presidio territoriale, perché, ho già detto, per noi è stato assolutamente efficace. Per quanto riguarda invece la parte normativa, diciamo che
noi abbiamo una struttura normativa importante in Italia, siamo forse a livello di previsioni di fattispecie di contrasto tra i più evoluti al mondo. Ovviamente sulle frodi potremmo fare qualcosa di più, soprattutto dovremmo magari lavorare a una miglior definizione di alcuni aspetti aggravanti, di alcune fattispecie, o andare per esempio a penalizzare in maniera, anche se il reato associativo ci permette poi di contestare e di attivare anche strumenti investigativi diversi, elevandosi la soglia edittale, però magari alcune fattispecie potrebbero prevedere forme di punibilità un po' più elevate che permettono magari l'attivazione di strumenti investigativi come le intercettazioni e quant'altro. Dal punto di vista organizzativo, io ritengo che trattandosi di fenomeni che hanno proprio una dimensione aterritoriale per eccellenza, il momento del coordinamento potrebbe essere meglio valorizzato. Questo si parla a livello centrale. Quindi prevedere, anche come si è previsto per le infrastrutture critiche piuttosto che per la pedopornografia, una forte componente centrale che in qualche modo fornisca immediatamente, in tempo reale, quelli che sono degli indicatori criminali che permettono da subito, soprattutto agli istituti bancari, di arginare quelle che sono le attività che, come ho già detto, esplodono in fenomeni in brevissimo tempo, concentrati che mirano a fare grandi numeri. Se uno per tempo ha delle informazioni banali, come la ricorrenza di IBAN sui quali vengono bonificate le cifre, piuttosto che degli IP che vengono utilizzati per mandare determinate comunicazioni truffaldine, noi riusciremo in qualche modo ad avere una sorta di attività di prevenzione molto molto efficace. Attività di prevenzione che deve essere assolutamente preponderante rispetto all'attività di contrasto. Perché, come giustamente ha rilevato il Presidente, qui ci troviamo in una situazione in cui poi le attività investigative hanno dei momenti non compatibili con quella che è la tutela dei soggetti. Cioè, sono attività investigative di lunghissimo respiro, soprattutto perché riguardano l'estero. Ora, l'Italia è inserita in un contesto internazionale di cooperazione che vede di fatto tutto il mondo occidentale all'interno di una convenzione, che è la Convenzione di Budapest sul cybercrime, che è il framework internazionale giuridico più importante in questa materia. L'Italia è uno dei paesi fondatori, quindi uno dei primi aderenti alla convenzione, ha strutturato il proprio framework legale rispecchiando appieno la convenzione sul cybercrime. Ha in Italia un punto di contatto che tra l'altro è istituito presso il CNAIPIC della Convenzione, che serve ad attivare in tempo reale eventualmente quella che è l'attività di cooperazione, perché come è stato detto giustamente, qui stiamo parlando di prove informatiche che purtroppo o non vengono raccolte in maniera uniforme per leggi difformi in materia di data retention o che comunque intercettano momenti di non reciprocità. E quindi ci troviamo magari a dover scontare in sede erogatoriale dei lunghissimi percorsi che di fatto poi non vanno a buon fine. In Italia noi abbiamo uno strumento che è molto efficace, che è l'articolo 234 bis del codice di procedura penale, che ha previsto che l'ingresso all'interno dei nostri procedimenti dei dati che vengono forniti da chi è legittimo detentore, anche se internazionale, di quel dato. Mi spiego meglio. Allora noi chiediamo a Facebook di fornirci un dato e lo facciamo esibendo un decreto italiano. Facebook ritiene di dover in qualche modo ottemperare, ottempera, corrisponde a quella che è l'informazione, ci viene fornita. Quell'informazione viene acquisita all'interno del nostro dibattimento, del nostro procedimento, accorciando enormemente i tempi e dandoci la possibilità poi di sviluppare ulteriormente le attività investigative. Che le attività investigative in questo particolare settore sono praticamente delle attività che cercano di ripercorrere punto per punto quelle che sono le attività tecniche svolte, fino ad arrivare ad un soggetto che poi viene, passatemi il termine, aggredito in termini di indagine ordinaria. La nostra attività non è soltanto un'attività tecnica, è tecnica informatica fino a un certo punto, dopodiché diventa un'attività investigativa vera e propria. Noi dobbiamo arrivare a quel punto, nel momento in cui facciamo atterrare in qualche modo delle indagini che vengono svolte nel virtuale, reale. Questo tipo di attività prevede dei passaggi spesso molto onerosi in termini di ricostruzione dell'iter con cui è stata svolta una truffa o l'iter attraverso il quale è stata fatta, ad esempio, una diffamazione. Se questo riuscissimo ad accorciarlo, in qualche modo sarebbe importante. Ed è lo scoglio sul quale ci infrangiamo, perché spesso e volentieri non tutti i paesi hanno la stessa legislazione, non tutti i paesi prevedono, ad esempio, nei reati contro la persona non tutti hanno, è prevista la diffamazione o Esatto. quant'altro, e quindi questo comunque comporta difficoltà,
nel poter procedere a livello investigativo. Si procede comunque, lo si fa grazie al fatto che investigatori capaci riescono a ricostruire quelle miriadi di informazioni che possono poi portare comunque all'individuazione di un responsabile, a prescindere dal dato di registrazione o a prescindere dal puntuale dato con cui è stato postato un commento diffamatorio. Però ovviamente sarebbe auspicabile, come ripeto, un framework internazionale che tenga conto anche delle esigenze di neutralità che la rete ormai si è data da tempo. Sappiamo che è il territorio anche della libertà di espressione, quindi portare all'interno momenti di identificazione importanti dei soggetti che si affacciano in rete non sempre viene visto come un momento valorizzante rispetto a quella che la rete fornisce. Diciamo che più o meno credo di aver risposto alle domande. Se qualcuno vuol precisare o non si sente comunque soddisfatto, sono qui. Le domande erano diverse. Ah, sulla dotazione finanziaria del personale, sulla parte organizzativa, magari un momento mi soffermerei. Allora, in questo momento diciamo che ovviamente stiamo cercando di efficientare al massimo quella che è la nostra struttura. Questo passa attraverso forme di formazione importanti. Stiamo lavorando molto dal punto di vista della formazione. Sono stati recentemente istituiti 3 corsi specialistici, diretti di fatto su quelle che sono le capacità trasversali investigative. Ne avremo uno sull'incident response che stiamo costruendo, che di fatto mira all'attività di indagine a margine di attacchi cibernetici. Ne abbiamo già uno istituito che riguarda l'OSINT, quindi l'attività di investigazione fatta su fonti aperte, che è molto molto importante. Ne avremo uno dedicato alle fasce deboli, quindi alle investigazioni, soprattutto con un occhio particolare alla formazione di attività sotto copertura per il contrasto alla pedopornografia. Il tema del personale è un tema importante, trasversale, non soltanto alla nostra istituzione. È ovvio che in questo momento c'è un enorme bisogno di esperti in cybersicurezza. Stiamo lavorando per costruire dei profili all'interno della Polizia di Stato che siano dedicati a questo. Però ovviamente scontiamo un ritardo, e anche un ritardo in quello che è il processo formativo del nostro sistema di istruzione, perché anche portandoci oggi sul mercato non credo che tutti avremmo la possibilità di intercettare quelle che sono le esigenze. Questo a prescindere dall'istituzione che si affaccia sul mercato, noi, l'agenzia, la difesa, scontiamo tutti lo stesso problema. Bisogna creare una forza lavoro importante e farla da subito, soprattutto cercando di orientare quella che è la formazione secondaria, quindi non aspettare di fatto prodotti che possono venire o verranno dall'università, ma andare ad intercettare momenti di formazione intermedia come la scuola secondaria, rivalorizzando magari gli istituti tecnici, in modo da poter avere da subito forza operante e forza produttiva che può essere immediatamente assorbita e dallo Stato, ma anche dai privati, con i quali ci confrontiamo spessissimo, che hanno lo stesso bisogno, noi e a livello internazionale. È un percorso, è un'opportunità enorme oggi la cybersicurezza, per i ragazzi soprattutto, perché ovviamente fa curriculum, è un'attività assolutamente interessante dal punto di vista anche delle attività, c'è una domanda fortissima in questo particolare settore. E costruirsi dei percorsi professionali oggi credo che sia semplice, ve ne sono tante opportunità, anche considerando il fatto che poi chiunque assume soggetti o profili che hanno comunque una base dal punto di vista, poi formano a loro volta, ultra specializzano, e quindi è veramente un percorso di professionale Che assolutamente formazione interessante. hanno? Noi avremo bisogno di formazione di informatici di base, quindi gente che comunque capisce sia di reti che di sistemi informatici in generale, e che comunque abbia già un minimo di infarinatura su quella che è la gestione della sicurezza informatica. Quindi come viene organizzata un'infrastruttura, come si procede un'infrastruttura, quali sono i rudimenti per mettere in piedi un sistema di sicurezza. Su quella formazione base poi possono essere verticalizzate anche forme di formazione che poi attengono più il livello investigativo, che è proprio del nostro settore. Ma su quella competenza poi l'azienda privata, così come le altre istituzioni, possono costruire in qualche modo qualcosa di importante, anche perché, come ho già detto, ce n'è bisogno, e quindi la domanda è fortissima. Bene, se non, chiedo ai colleghi se vi siano altre questioni o Sì, ulteriori Presidente, chiedo chiarimenti. scusa. Non se, non vedo però Sì, chi è. che attivo la telecamera, sono Alemanno. Vicepresidente Presidente, Alemanno, solo, prego, prego, prego. sì, solo la possibilità, se ci fosse in questo momento, di avere giusto qualche parola sulla possibilità del voto online,
nello specifico per gli italiani all'estero. Ah, sì, solo qualche indicazione, se il Presidente ha la possibilità di farcela avere. Grazie. Allora, io come Polizia Postale ho fatto parte anche del tavolo di lavoro che si è occupato in qualche modo di sviscerare e di proporre delle soluzioni che poi portino all'adozione di un sistema normativo che regolamenti il voto online. Diciamo che distinguendo il voto online in due macrocategorie, una che di fatto è quella che è un surrogato del voto cartaceo, quindi fatto per diretta persona, cioè quello attraverso una postazione fissa che prevede l'identificazione di un soggetto che si presenta in un sito elettorale, si fa identificare e poi attraverso un account che viene magari generato al momento esprime la propria preferenza, quindi siamo di fronte al surrogato di quello che avviene con una scheda elettorale, né più né meno. Cambia soltanto la raccolta, evidentemente anche il conteggio immediato, ma è estremamente verificabile e in questo caso non si pongono particolari problemi. Il voto da remoto qualche problema lo pone. Lo pone perché comunque c'è la possibilità di certificare assolutamente il percorso del voto attraverso anche sistemi di blockchain che vengono utilizzati per esempio per la moneta elettronica. Adesso si sta studiando a sistemi che certifichino a livello distribuito anche atti notarili. Quindi noi avremo praticamente pubblicamente il percorso di un voto anonimo che va da A a B e quindi potremo sicuramente quantificarlo. Il problema sta a monte, cioè nell'identificazione del soggetto. Il soggetto comunque ha in mano un device, deve in qualche modo presentarsi, deve esserci corrispondenza tra chi esercita quel voto attraverso uno strumento informatico e il soggetto che effettivamente è titolato. Bisognerebbe cercare di trovare dei momenti di identificazione sicura di quel soggetto e quindi dovremmo passare attraverso sistemi di rilevamento biometrici, sistemi di certificazione forte come avviene tramite SPID. Siamo sicuri che siano sufficienti? È possibile che un soggetto in qualche modo possa essere, come posso dire, non libero nel momento in cui esprime il voto? Certo, per gli italiani all'estero, pensando al voto per corrispondenza, ci troveremo sostanzialmente nella stessa situazione, cioè ci sta che chi ha espresso quel voto per corrispondenza lo abbia fatto come autore mediato di qualcun altro o abbia subito pressioni. La tecnologia in questo caso è pronta, bisogna accettarne un po' il rischio, perché comunque un rischio c'è sempre. Il rischio viene abbattuto al massimo nel momento in cui c'è un soggetto che si reca in un seggio elettorale, si fa identificare e comunque propone la propria preferenza. Il rischio diventa leggermente più ampio nel momento in cui questo soggetto esercita questo diritto da casa propria con uno strumento elettronico, lasciando ovviamente impregiudicate o comunque a voi la valutazione su quelli che sono i rischi di pressione e di interferenza di fatto nel voto. Però a livello tecnico lo si può fare, accettando per l'appunto il rischio che dall'altra parte vi sia un soggetto che in qualche modo deve essere identificato e identificabile. Grazie. La ringrazio. Poi a questo c'è pure l'elemento della segretezza. Comunque, a questo punto chiudiamo qui la nostra audizione. Ringraziamo il dottor Gabrielli per la disponibilità e anche per la prontezza e velocità che ci ha permesso di esaurire nell'ambito della unica audizione di oggi anche la fase dell'approfondimento delle domande. Se ci sono poi ulteriori dati, noi saremo felici di riceverli attraverso una corrispondenza e per contro anche di mantenere un rapporto costante di collaborazione con la Commissione anche per le sue attività istituzionali e eventuali attività di indagine con il vostro servizio. E ancora una volta grazie per la disponibilità e grazie per il lavoro che svolgete quotidianamente. A questo punto chiudiamo la nostra seduta e ci riaggiorniamo sul programma dei lavori già fissato dall'Ufficio di Presidenza in calendario per la prossima settimana. Grazie a tutti.